La sezione operativa navale di Taranto, nel corso di controlli finalizzati al controllo delle coste di pertinenza concernenti il Mar Ionio della provincia di Taranto, della Basilicata e l'Alta Calabria, hanno sequestrato 10 esemplari di novellame di pesce spada e ben 10 chili del cosiddetto bianchetto. È scattata subito una denuncia a piede libero nei confronti di 3 pescatori. L'operazione si è svolta lunedì mattina nelle acque antistanti il comune di Policoro in provincia di Matera. I finanzieri hanno fermato un peschereccio registrato nel compartimento di Corigliano Calabro in provincia di Cosenza, intento a pescare. Dopo un'attenta ispezione dell'imbarcazione, le fiamme gialle hanno rinvenuto gli esemplari di pesce spada della lunghezza di 70 cm, a fronte di una taglia minima per la quale è autorizzata la pesca di 140 cm. Il pescato, previo parere positivo rilasciato dall'ispettore del servizio veterinario, igiene e alimenti dell'ASL di Matera, è stato donato alle mense della parrocchia di Santa Maria del Ponte dell'Opera Don Vincenzo Grossi di Policoro. Il comandante del peschereccio originario di Cariati, in provincia di Cosenza, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Matera. Discutiamo del contrasto al mercato nero dell'alimentare con il comandante dell'operazione del reparto operativo aeronavale di Bari, il dottor Maurizio Muscarà. Sì, le nostre missioni per il contrasto alla pesca di frodo e anche alle varie forme di illegalità sul mare sono pressoché quotidiane, quindi le nostre unità navali giorno e notte effettuano delle missioni, delle procedure di vigilanza. Naturalmente questo è il periodo in cui la pesca al novellame è particolarmente attiva e di conseguenza vengono controllati pescherecci, barche da pesca appunto per questo tipo di verifiche, e in uno di questi controlli è incappato il peschereccio che portava il novellame di pesce spada, che è un aspetto. Poi in altre due operazioni nella zona del Tarantino abbiamo invece individuato le altre barche da pesca più piccole che si occupavano anche di raccolta, appunto, con delle speciali reti molto piccole, il cosiddetto velo della, appunto, la raccolta del novellame di pesce azzurro. E la tutela va in tre direzioni: la tutela del consumatore, perché un prodotto che per legge non potrebbe essere pescato difficilmente viene all'occorrenza sottoposto anche a controlli sanitari. La seconda situazione è la tutela degli operatori onesti, gli operatori commerciali che rispettano le regole, in questo caso nel mondo della pesca, vengono danneggiati da coloro i quali invece queste regole non le rispettano, e quindi c'è un danno anche in termini di aspetti economico-finanziari. La terza situazione, e non è ultima per ordine di importanza, è la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema marino. Prendere 10 kg di novellame oggi significa togliere dal mare una tonnellata di pesce domani. Ovviamente il comandante del peschereccio è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Matera. Adesso che cosa accadrà nello specifico? Beh, nello specifico questo tipo di violazioni, proprio perché è alta, elevata l'attenzione da parte dello Stato a queste situazioni, la violazione è di carattere penale, per cui alla denuncia segue poi un iter previsto per